Peplotin con il leggendario Perinetti, grande di esso. Peplotin, uno spagnolo in Italia, è stato un giocatore? Sì, ma no a livello professionista alto, no? Si è fatto il dilettante, dopo quando ho visto che non aveva senso. In che ruolo giocava? Centrocampista. Dove? Fino a? Al Guanada, un livello come si dirà per sotto terza divisione, per sotto de Lega Italia si leva. D. Ha smesso presto, evidentemente, per fare l'allenatore presto. Non lo voleva fare, voleva fare qualche altra roba, ma ha avuto l'infortunio al ginocchio. La società dove io era mi hanno detto di dare una mano allenando a ragazzini piccoli, no? Quello mi ha aiutato molto, era un infortunio lungo che è stato 2 anni senza fare niente e di là è diventato. Molto giovane, arriva in Italia, Brescia, Spal, di nuovo Brescia, quindi una scoperta di Cellino che ha valorizzato tantissimi allenatori nella sua carriera di presidente. Sì, io avevo lavorato con lui a Leeds, a Inghilterra, e lui è stato una... Ma come capo allenatore? Sì, no, come vice, come assistant manager, un ruolo un po' diverso del sistema di qua. È stato un po'... è un'aneddota, perché lui mi chiama, lui era in un momento difficile, il Brescia, perché aveva fatto una retrocessione Serie A, era febbraio, e la squadra era vicina alla zona retrocessione, e lui mi ha detto che lui pensava che lui le poteva aiutare. Dico, ma presidente, io non parlo italiano, io non conosco il calcio italiano, io sto lavorando a Inghilterra. In quel momento io era libero perché la mia mamma non stava bene, stava a casa, e lui mi ha detto no, vieni che ce la facciamo, dai. Sì, lui aveva avuto questa visione. E poi l'ha richiamata anche. No, è sì, un classico suo, spesso. No, quell'anno, grazie. Quell'anno mi ho finito in playoff. Grazie. Quell'anno mi ho finito in playoff. È stata una stagione molto bella dove... Grazie, grazie. Dove tutti hanno pensato alla squadra. Si è fatto una roba difficile, ma ha fatto un gran rapporto tra la squadra, si hanno chiuso tutti a fare bene. Alla fine si è raggiunto una cosa molto difficile, che era andare da un play out a un play off, no? Dopo il calcio ci ha portato per diversa strada, al presidente e a me, ma l'anno dopo sì, ma quando abbiamo parlato subito è un posto che mi piace molto lavorare, perché lavorare a Brescia è una società che ha tutto a disposizione per lavorare, no? Il centro sportivo, la squadra, tutti a disposizione per centrarti al calcio. Comunque mi è piaciuto molto. Le differenze tra calcio spagnolo, inglese e italiano? È frutto tutto della cultura. Noi a Spagna vogliamo sempre partire di avere sempre la palla, perché noi abbiamo paura quando non abbiamo la palla, perché il calcio spagnolo, quando tu hai la palla, tu puoi andare a farle male all'avversario. Quando tu non hai la palla, sai che l'avversario sempre ti può fare male, no? Il gioco un tocco non si può difendere, il gioco due tocchi è difficile difendere, e tutto parte da quella concezione. Il gioco inglese è un gioco molto basato in una mentalità, in un valori sociale molto importante, che trasmette sempre la cultura di lottare fino alla fine, di lavorare bene al massimo fino alla fine, no? E quello si trasmette in tutta la società, in tutti i tipi di lavoro a Inghilterra, e quello crea un calcio di una altissima intensità, di un altissimo, molto ricco in valori e molto ricco in sforzo. E Italia vedo un calcio molto razionale, molto organizzato, molto sulla organizzazione della squadra, sull'organizzarsi insieme per raggiungere meglio l'sforzo collettivo, no? Dove l'inglese non scatima lo sforzo, a chi lo razionalizziamo molto, e quello lo fa un calcio molto interessante. Si ispira a Guardiola come tanti spagnoli? Come? Si ispira a Guardiola come tanti spagnoli? Era solo l'ultimo. È un grande, è un grande, è un specchio per tutti, no, penso. Grazie.